Ciao amici e bentornati qui su tecnoandroid.it e bentornati al nostro Tecnocaffè. Pilaf aveva bisogno di un nuovo smartphone e così abbiamo deciso di comprargli il Mi 9T. Poi abbiamo dei gusti molto simili, per questo motivo abbiamo scelto di prenderlo blu. È più bello rosso. No, è più bello blu. È più bello rosso. No, è più bello blu! Aia! Pilaf ha attaccato Manuel. Se lo hai meritato. Vieni qui, parliamo del tuo nuovo smartphone. Vieni. Parliamo del tuo nuovo smartphone. Mettiti qui e dimmi se sei d'accordo con le cose di cui andremo a parlare all'interno di questo video. Dopo aver parlato delle motivazioni che hanno spinto me e Pilaf a prenderlo blu, parliamo un pochettino di quello che è il dispositivo. Lo state vedendo, è un dispositivo molto molto interessante, anche grazie a queste venature così blu, molto molto frizzanti. Non so se il mio cameraman riesce a zoomare sul dispositivo, vado a parlarvene meglio. Ecco, adesso che è più zoomato è sicuramente molto più bello di come lo stavate vedendo prima. Il dispositivo è realizzato come un vero e proprio top di gamma, infatti state vedendo che è caratterizzato da una costruzione in vetro. All'interno del dispositivo troviamo poi uno Snapdragon 730, un processore medio gamma ma dalle ottime 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 prestazioni, e uno storage interno da 64 o 128 giga. Poi sicuramente lo avrete notato, è leggermente spesso, questo perché incorpora al suo interno una batteria da 4000 mAh che si ricarica attraverso la porta USB di tipo C posta qui nella parte posteriore. Costa in Cina meno di 300 euro, in Italia al momento si trova intorno ai 340 la versione da 128 giga che abbiamo preso noi. Oltre all'USB di tipo C, vi ho detto serve per la ricarica, troviamo il fantastico jack da 3,5 mm che Manuel non usa e una specie di buco dubbio, perché voi sono sicuro che vi starete chiedendo dov'è la fotocamera anteriore, quindi io vado a sbloccarlo tramite il fantastico e velocissimo lettore di impronta posto sotto al display, e vado a farvi vedere che la fotocamera esce in 3,5 anni, davvero molto molto lenta, fa un fantastico suono e sinceramente questa lucettina stilosissima e blu che vi andrò a farvi vedere più da vicino è bellissima. Ho sbloccato il display anche per farvi vedere che si tratta di un'unità da 6,39 pollici, molto buona, la luminosità ora ve l'ho messa al massimo, è abbastanza elevata considerato che comunque abbiamo le luci da studio che sono davvero molto ma molto potenti. Al suo interno abbiamo anche la MIUI, la versione 10.2, c'è il Play Store installato e gira davvero molto bene. C'è qualche piccolo impuntamento ma ve ne parlo poi durante la recensione. Prima di mettere via il nostro fantastico Mi 9T e la sua fantastica cover in plastica con il logo Xiaomi nera, volevo farvi vedere che cosa hanno messo i cinesi all'interno della confezione. La apriamo, se ci riusciamo. Mamma mia, come la fotocamera pop-up. Vabbè, l'apriamo a mano. No, non ce la facciamo. Questa ci stava il telefono dentro, la possiamo anche buttare all'interno della confezione. Se solleviamo questa costa, Puoi dar colpito la carta? Sì, ma facciamo la differenziata. Leviamo sto cartoncino su cui è appoggiato il dispositivo e ci troviamo di fronte un cavo USB di tipo C, chiaramente per la ricarica, e un caricabatterie molto incastrato che non riesco a levare. E un caricabatterie con la ricarica 5 volts 3 ampere, ragazzi. Leviamo questo Xiaomi per un secondo o per 2 secondi o per 3 secondi, scusami Pilaf, si è incavolato Pilaf, si è anche fatto male, lo mettiamo qui, gioca con gli occhiali da sole e andiamo a parlarvi di un altro accessorio oggi, che è questa cosa che è qui. Scusate, non riesco a prenderla, si stava ricaricando e non si stacca. Questo fantastico Lumia 920 che abbiamo trovato nei cassetti. No, non è assolutamente come sembra, perché lui è un traduttore multilingua istantaneo di una marca impronunciabile.
si chiama infatti Langoga. Langogo. Langogo. Sicuramente lo porteremo in giro se mai riusciremo ad accenderlo e andremo a vedere cosa diranno i turisti se tradurrà come si deve. A bordo troviamo Android e troviamo un piccolo slot per la scheda SIM. Infatti potremo portarlo in giro in tutto il mondo comodamente nella nostra tasca con questo piccolo laccettino e andare ad approcciare le persone delle altre nazionalità. Tagliamo questo video, concludiamo questo nostro Tecnocaffè ricordandovi l'appuntamento per il prossimo giovedì in cui vedremo, non ve lo dico, seguiteci giovedì. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video mettete un bel like per me e per Manuel che fa i pop-up interattivi di After Effects. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina e fate swipe up col computer, cioè dovete prendere il computer e lo buttate. Vabbè, la chiudiamo qui, un saluto da Niccolò e dalla Sony Alpha 6005 con Manuel dietro che sta bruciando perché sì, vedo le fiamme, vedo le fiamme, vedo le fiamme. Ciao.